Buongiorno, sono le 12.45 e siete all'ascolto di Radio Basso. Monica Poddig e Domenico Giovinazzo vi danno il benvenuto all'edizione mattutina del giornale radio. Queste le principali notizie di cui ci occuperemo oggi. No TAV, niente tregua, gli attivisti si preparano a bloccare la valle. Napolitano, no all'incontro con i sindaci contrari. India, i due marò italiani restano in carcere, ma separati dai detenuti comuni. Il diplomatico De Mistura, Nuova Delhi, si batte per riportare il caso in Italia. Monti rischia la vita, il Nord lo farà fuori. Contro le parole di Bossi insorge senza riserve il mondo politico. Super Tuesday, si vota in 10 stati, nelle primarie i repubblicani americani forse ad una svolta. Polemiche in casa PD, dopo le primarie democratiche a Palermo, confermata la vittoria di Ferrandelli contro la candidata dell'establishment Rita Borsellino. Russia, il terzo mandato di Putin comincia sotto l'insegna della repressione. Da Seattle le nuove frontiere per la lotta all'AIDS. Nuovi cortei e blocchi stradali minacciati dagli attivisti che si oppongono alla TAV. Napolitano, in visita a Torino, rifiuta l'incontro con i sindaci della Val di Susa, contrari alla realizzazione della nuova linea ad alta velocità. Il servizio dichiara Di Ippolito. Il capo dello Stato è arrivato questa mattina a Torino per presenziare a un convegno sui 150 anni dell'Unità d'Italia, ma la polemica no TAV rischia di segnarne la visita. Sulla TAV ci sono stati comportamenti inammissibili e nessuna udienza può essere accordata ai sindaci ribelli che non hanno preso chiare distanze dalle violenze. Giorgio Napolitano è per la linea della fermezza contro la protesta e, in un comunicato, ha lanciato un avviso al movimento: fermate lo scontro prima che sia troppo tardi. C'è bisogno nel paese di un clima costruttivo nel quale l'attenzione e gli sforzi si concentrino sull'impegno a garantire sviluppo, occupazione, giustizia sociale. Una presa di posizione molto netta che è stata ribadita dal ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri, la prova di forza non conviene a nessuno e che ha causato immediate reazioni da parte dei contestatori. La ladura del movimento è tornata subito a occupare per mezz'ora l'autostrada Torino-Bardonecchia e nuovi blocchi e cortei sono stati programmati per i prossimi giorni. Questura e prefettura hanno predisposto un imponente schieramento di forze dell'ordine a protezione del centro di Torino, con le vie sbarrate dai blindati e con centinaia di agenti a filtrare i passanti. Intanto, dalla Procura della Repubblica arriva la notizia delle prime 20 denunce per la violazione dell'ordinanza che indica il sito della Maddalena, centro delle proteste, come area di interesse strategico nazionale. Chi sperava in una tregua dopo l'aspro muro contro muro della scorsa settimana dovrà quindi ricredersi. I marò italiani, accusati di aver ucciso due pescatori indiani, restano per ora in carcere, ma separati dai detenuti comuni. Ieri è arrivato il fermo giudiziario di 14 giorni per i fucilieri di San Marco Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, in custodia di polizia dal 20 febbraio. Dovranno ora essere trasferiti nel carcere centrale di Trivandrum. I dettagli nel servizio di Monica Poddighe. Una soluzione provvisoria che salva la dignità dei nostri militari, ha detto questa mattina ai microfoni di Rai News 24 Staffan De Mistura. Ricordiamo che i due fucilieri erano in servizio sulla petroliera italiana Lexi e sono stati arrestati in India perché accusati di aver ucciso i due pescatori scambiandoli per pirati. Il giudice indiano di Kollam ha raccomandato che i due marò vengano rinchiusi lontano dagli altri carcerati, che siano assistiti da un punto di vista sanitario e che possano ricevere visite per un'ora al giorno. Ai due fucilieri verrà anche servito cibo italiano e potranno continuare a indossare la divisa. Nel fare il punto sulla posizione italiana, De Mistura ha sintetizzato tre punti fondamentali. Il primo, in nessun paese del mondo, in nessun caso, dei militari in servizio vengono giudicati nel paese non di origine. Il secondo punto, la giurisdizione. I militari erano in acque internazionali e non indiane. Si sta dunque lavorando perché venga riconosciuto anche dall'India. Il terzo è la prova balistica. L'obiettivo rimane la ricerca della verità e di quella fondamentale. Nelle prossime ore, tra oggi e domani, dovrebbe concludersi la perizia balistica, a cui assistono i due esperti del ROS arrivati dall'Italia, mentre il sottosegretario De Mistura resta Nuova Delhi per garantire ai due militari italiani una rapida soluzione della vicenda. Umberto Bossi attacca il capo del governo Mario Monti. Rischia la vita, il Nord lo farà fuori, ha dichiarato il leader del Carroccio da Piacenza. I toni appaiono addirittura minacciosi, ma poi Bossi frena e precisa: non è una minaccia per il Premier, è lui che minaccia noi. Il centrosinistra insorge e scoppia la bufera.
Il servizio è di Silvia Fiorito. Grave l'attacco al primo ministro da parte del segretario della Lega Nord. Difficilmente stavolta potrà essere archiviato come folklore, ha commentato a caldo il leader di Sinistra ed Ecologia Nichi Vendola. Monti rischia la vita, il Nord lo farà fuori. Queste le parole del senatore dopo un comizio a Piacenza. Poi Bossi corregge il tiro. Non ho minacciato di morte Monti, è lui che minaccia di morte noi, perché ci porta povertà e mafia. Poi un'altra accusa, non soltanto a Monti, ma anche a Berlusconi. Uno ruba, l'altro tiene il palo. E per finire se la prende anche con Lino Di Mameli. Spero che i miei figli non lo cantino. Mettendo così nel mirino la proposta messa a punto dalla Commissione Cultura di istituire l'obbligatorietà dell'inno nelle scuole. Durissime le reazioni, in primis quella del ministro dell'Interno Cancellieri, che considera le parole di Bossi irresponsabili, poiché il paese, ha detto, ha bisogno di unità e non di un invito all'eversione. Secondo Fini, commentare il senatore esula dal campo dell'analisi politica. Casini lo invita a prendersi un periodo di riposo e l'Italia dei Valori lo definisce terrorista. Confuso e farneticante, non è in grado di intendere e volere, il commento di Boccia, deputato del PD. Grande attesa per il super martedì dei repubblicani negli Stati Uniti. 437 delegati determineranno le sorti dei candidati Mitt Romney e Rick Santorum, al momento a quota 184 contro 90. Si vota in Ohio, Georgia, Alaska, Idaho, Massachusetts, North Dakota, Oklahoma, Tennessee, Vermont, Virginia. Occhi puntati sull'Ohio, stato chiave di questo martedì, dove i sondaggi rivelano una sostanziale parità fra i due maggiori candidati. Da Washington, la nostra inviata Serena Pirozzolo. 10 stati per 437 delegati. Sono questi i numeri del martedì più atteso dell'anno per il popolo repubblicano. Nessun colpo di scena fino ad ora nella scelta del candidato repubblicano che dovrà sfidare il presidente uscente Obama. Situazione che potrebbe cambiare dopo il martedì, che assegnerà una quota rilevante dei delegati decisivi per conquistare la nomination. 1144 sono infatti i delegati che garantiscono al candidato repubblicano la nomination definitiva per concorrere nelle prossime presidenziali. La fede o i soldi? Questi principi che sostengono rispettivamente Rick Santorum e Mitt Romney, i due favoriti. Diverse le strategie per conquistare i 66 delegati dell'Ohio. Per l'America i principi contano più dei soldi. Lo slogan di Santorum è cristallino. Il paese ha bisogno di un leader forte che, con la fede in Dio e nella Costituzione americana, sostenga il paese in un momento storico delicato ma decisivo. Posizione ampiamente condivisa dagli evangelici del sud-ovest dell'Ohio. Non è così per gli operai del ceto medio bianco del nord dello Stato, i più colpiti dalla crisi economica, sui quali punta l'altro candidato, Mitt Romney. Ex governatore del Massachusetts, Romney ha rivestito importanti posizioni anche nel mondo imprenditoriale statunitense e questo sembra conferirgli maggiore fiducia da parte del popolo repubblicano. Mentre Santorum parla di Dio e della Bibbia a fedeli e simpatizzanti del Tea Party, Romney gira per le fabbriche senza cravatta, promette più innovazione, produttività e posti di lavoro. Saranno i numeri a decidere. Per ora, la sfida fra Dio e il Dio denaro è ancora aperta. Non destano molte preoccupazioni gli altri due candidati, Gingrich e Ron Paul, che si presentano con 30 e 25 delegati. L'incerto futuro repubblicano, la mancanza di un vero leader e la preoccupante avanzata di Santorum non fanno che favorire l'attuale presidente in carica Barack Obama, che proprio oggi terrà una conferenza stampa alla Casa Bianca per riportare su di sé l'attenzione dei media americani e per difendere la propria agenda. Agenda rinvigorita, a partire dal 2013, anche dall'impegno del presidente americano per la lotta contro l'AIDS. Ne parliamo con il nostro corrispondente da Seattle, Andrea Tomasini, che ci offre una panoramica sulla 19ª conferenza sui retrovirus e altre infezioni. 2000 e più ricercatori da tutto il mondo si incontrano e finalmente sembrano avere a loro disposizione gli strumenti per debellare la sindrome da immunodeficienza che oggi colpisce 33 milioni di persone nel mondo. La linea ad Andrea Tomasini. L'apertura della 19ª Human Retrovirus Conference ieri a Seattle si è svolta dinanzi a 2000 ricercatori provenienti da tutto il globo per contrastare la pandemia di AIDS nel mondo, dove oggi vivono oltre 33 milioni di persone colpite da questa infezione. Un sapore amaro nella bocca e nelle parole dei delegati, non per gli insuccessi della ricerca, ma per la reale possibilità di renderli operativi per colpa della recessione economica in atto, che penalizza proprio chi nel pianeta ne ha più bisogno, Africa e sud-est asiatico innanzitutto. Se c'è un'area in cui la medicina ha saputo segnare in tempi recenti un reale successo è proprio l'AIDS. Di una infezione nuova e invariabilmente mortale in meno di 30 anni,
si è riusciti a farne una condizione clinica che, con i farmaci presi a vita, è cronicizzabile, permettendo alla persona che ne è affetta di vivere sostanzialmente come una persona seronegativa. E poi sono stati messi a punto un insieme di strumenti biomedici efficaci per ridurne la trasmissione. La terapia che stoppa l'HIV è fatta combinando diversi farmaci. Le strategie di prevenzione possono a loro volta essere combinate per aumentare l'efficacia. Ed ecco allora i dati. La terapia data alla donna gravida e il parto cesareo impediscono che la madre trasmetta a nascitura il virus. La circoncisione maschile riduce il rischio di trasmettere il virus del 57%. Una pillola quotidiana ha dimostrato di ridurre il contagio del 44% negli uomini gay. Un gel vaginale antiretrovirale applicato prima del rapporto sessuale riduce del 39% il contagio e il treatment for prevention, la strategia che Science ha definito la scoperta scientifica per il 2011, cioè il tempestivo e precoce utilizzo della terapia antiretrovirale in persone con HIV, ha dimostrato una riduzione del 96% della possibilità di trasmissione eterosessuale a un partner non sieropositivo. Ha detto Barack Obama che oggi siamo nell'impensata posizione di poter avere in mano gli strumenti per avere una generazione libera dall'infezione da HIV. Ma nel prospetto dell'anno fiscale 2013, da lui appena presentato, sono consistenti i tagli dagli aiuti internazionali per rendere possibile l'accesso alle cure, venendo meno un impegno tradizionale degli USA da sempre fiore all'occhiello dei presidenti statunitensi, Bush per primo, su questo fronte. Per l'AIDS i fondi sono tanti, molti di più rispetto alle altre malattie, spiega Kevin DeCock, co-presidente del Congresso e tra le massime autorità mondiali in tema di sanità pubblica dell'AIDS. Però dobbiamo vigilare, dice DeCock, che ogni singolo dollaro sia speso in modo efficiente rispetto alle evidenze della ricerca. Ma dobbiamo anche tristemente registrare che mancano i fondi per la salute globale del pianeta. Finché non ci saranno allocazioni di budget e interventi efficaci, la auspicata transizione allo sviluppo di tante nazioni del pianeta resta un sogno che si infrange sul fronte della malattia. La scienza lancia il guanto di sfida all'economia e qui a Seattle il duello che si combatte è per la vita, non certo per la morte. Grazie Andrea, sappiamo che lì è tardi, ma prima di mandarti a dormire vorremmo farti una domanda. Dal tuo racconto sembra che siamo ad una svolta nella lotta all'AIDS, è vero? Sì, siamo sicuramente a una svolta, ma siamo nella condizione in cui potremmo dire si trova Leonugo, che sa come si può fare, ma non può farlo. Fabrizio Ferrandelli ha sconfitto Rita Borsellino alle primarie del centro-sinistra a Palermo. Il riconteggio delle schede ha confermato il risultato di ieri, riaprendo le spaccature nel Partito Democratico. I dettagli nel servizio di Domenico Giovinazzo. Il risultato è definitivo. Fabrizio Ferrandelli ha vinto le primarie di Palermo. Sarà lui il candidato sindaco del centro-sinistra alle prossime amministrative. Il riconteggio delle schede preteso da Rita Borsellino, la candidata sconfitta nonostante l'appoggio di Pierluigi Bersani, Antonio Di Pietro e Nichi Vendola, ha confermato l'esito della consultazione. È un risultato che riapre la conflittualità interna al Partito Democratico. Uno scontro su più livelli. Da un lato la base locale contro il vertice del partito. Il senatore Giuseppe Lumia non è stato tenero. Valuteremo se chiedere a Bersani di dimettersi, ha dichiarato il maggiorente del PD siciliano. Sul piano nazionale, Enrico Letta ha rimesso in discussione l'alleanza con SEL e IDV. Un accordo del passato, secondo il numero 2 del PD. Il vice di Bersani spinge per un allargamento dell'alleanza all'UDC. La foto di Pasto non c'entra nulla con le primarie di Palermo, ha risposto il segretario nazionale, ma il discorso delle alleanze è il vero terreno di scontro, un terreno sul quale gli attori potrebbero non essere solo interni al PD. C'è infatti chi ha tirato in ballo il governatore siciliano. Raffaele Lombardo avrebbe avuto interesse a far vincere Ferrandelli, sostenuto dalla stessa frangia del Partito Democratico che appoggia la sua giunta a Palazzo dei Normanni. Ridicole e assurde per Lombardo queste accuse. Il governatore tuttavia ha ammesso, le primarie portano il rischio di inquinamento. Il punto critico è il sistema di voto, aperto a chiunque sia disposto a versare un euro di contributo. Anche Rosi Bindi, presidente del PD, ha ammesso la necessità di ripensare le regole. Ma le primarie, nonostante le figuracce di Genova e Palermo, per il momento non sembrano in discussione. Ed ora restiamo nel nostro paese e facciamo il punto sul fisco. Mentre il governo è impegnato nella ricerca di fondi per portare a compimento la riforma del mercato del lavoro, che resta una priorità da raggiungere entro la fine del mese di marzo, in questo stesso mese scattano una serie di aumenti. Il prossimo weekend vedrà un nuovo aumento del carburante e a seguire le addizionali IRPEF in tutte le regioni e in 300 comuni. La benzina verde ha sfiorato i 2 euro, con punte di 1,93 euro al litro e il gasolio è arrivato a 1,80. Ma questo è il mese in cui scattano le addizionali IRPEF. La decisione
decisione era stata presa dal governo Monti a dicembre dello scorso anno. Per una famiglia media l'aggravio sarà di 371 euro per quelle regionali, mentre per quella comunale si prevede un passaggio nel 2012 dai 129 ai 177 euro medi pro capite. Chi guadagna di più pagherà di più. I dati sono stati elaborati dalla UIL, Servizio Politiche Territoriali, che ha indicato questo come l'aumento più doloroso, perché a differenza dell'IRPEF nazionale non è protetto dalle detrazioni per la produzione di reddito, ovvero si paga sull'imponibile pieno. Già 300 municipi hanno approvato gli aumenti, tra cui 7 capoluoghi di provincia. Nelle buste paga si dovrà pagare il conguaglio dell'aumento e l'acconto del 30%. Tutto ciò mentre il decreto fiscale in discussione in Parlamento ha sbloccato le aliquote IRAP. Se le regioni si avvalessero della nuova opportunità e aumentassero di un punto la tassa sulle attività produttive, per le imprese ci sarebbe un aggravio, che la CGA di Mestre calcola in 3,5 miliardi. Prossimo appuntamento con il fisco per le famiglie italiane sarà quello del 16 giugno, quando si tornerà a pagare l'IMU sulla prima casa. Elezioni in Russia. Putin celebra il 12° anno al potere dopo la recente vittoria. Il presidente russo si sforza di apparire democratico, autorizzando una manifestazione di protesta delle opposizioni. Per alcuni osservatori è un'occasione per arrestare molti dissidenti scomodi. Il servizio è del nostro inviato Gino Russo. Dopo la schiacciante vittoria di Putin alle nuove elezioni russe di domenica scorsa, con il 64% delle preferenze, la Piazza Rossa a Mosca ieri è stata teatro di una manifestazione contro il nuovo zar. Benché la protesta ostile sia stata autorizzata dal presidente per dimostrare la sua profonda anima democratica, pare invece che l'evento antagonista si sia rivelato una buona occasione per arrestare diversi oppositori che si sono uniti nella denuncia dei brogli elettorali e della corruzione del regime. Lo slogan anti-Putin recitava: una Russia senza Putin, via i ladri, dateci elezioni vere. Tra gli arrestati ci sono Alexei Navalny, l'avvocato che si è inventato un seguitissimo blog anticorruzione, Ilya Yashin, uno dei blogger più aspri contro Putin, lo scrittore filobolscevico Eduard Limonov, Sergei Uldastoy, militante della sinistra per i diritti civili. I super poliziotti hanno agito silenziosamente, facendo scattare la caccia all'uomo verso sera, alla fine delle proteste, e hanno rincorso gli oppositori del regime per le strade della capitale, arrivando ad arrestare più di 1000 persone. L'accusa di fondo: aver agito contro le forze dell'ordine ed in violazione delle regole sui comizi. Sul quotidiano della giornalista scomparsa Anna Politkovskaya, la Novelle Gazette, Gorbaciov ammonisce gli oppositori del regime di non cadere nelle provocazioni, cercando invece di lottare per costruire la democrazia vera in Russia. Il blogger Alexander Navalny, arrestato, aveva già riconosciuto che l'opposizione a Putin avevano sopravvalutato le loro forze e che occorre ora invece costruire una nuova macchina propagandistica più forte, che possa far sapere a tutto il paese che siamo governati da un ladro e che il suo potere non è legittimo. Sono le 13.04 e siete sempre sintonizzati su Radio Basso. Prima dei saluti ricordiamo le principali notizie del radiogiornale di oggi. Notav, niente tregua. Gli attivisti si preparano a bloccare la valle. Napolitano, no all'incontro con i sindaci contrari. India, i due marò italiani restano in carcere ma separati dai detenuti comuni. Il diplomatico De Mistura a Nuova Daily si batte per riportare il caso in Italia. Super Tuesday, si vota in 10 stati, nelle primarie i repubblicani americani forse ad una svolta. Per oggi è tutto, grazie dell'attenzione, un cordiale saluto da Monica Poddighe e Domenico Giovinazzo.